Didier Dumas, La sessualità maschile, edito nella collezione Pluriel delle edizioni Fayard di Parigi. Il libro è del 1990 e questa è una riedizione del 2010. Didier Dumas, La sessualità maschile, è il secondo libro di cinque che leggiamo a proposito della sessualità maschile ed è scritto in francese, nessuno di questi libri è tradotto in italiano. In Italia non risulta pubblicato nessun libro con questo titolo, perlomeno nel catalogo dei libri in commercio, La sessualità maschile. Verifichiamo come ne parla Didier Dumas e al termine della lettura di cinque libri alcune considerazioni possono essere fatte a proposito del loro insieme. In ciascuno di cinque libri sulla sessualità maschile ci troviamo a leggere una storia sulla maturazione della sessualità maschile e anche in un altro modo possiamo dire sulla sua costruzione. Nulla di naturale, ma tutto di costruito. Già c'è una tesi implicita in questo modo di argomentare che è pre-freudiana, pre-analitica, ed è quella che si può riassumere brevemente in l'infanzia predetermina, preforma, pregoverna la sessualità maschile adulta. E che cosa governa la prima infanzia? A questo Didier Dumas risponde con il transgenerazionale, quello che chiama vettore verticale, la trasmissione tra più generazioni. Ecco come si articola in capitoli la sua esposizione, perché troviamo il lessico e la teoria di quel che c'è all'interno di ciascun testo, di ciascun capitolo che abbiamo letto, si può dire lettera per lettera. Comincia con come si vede il pene nell'immaginazione erotica, che sviluppa il ruolo della femminilità nell'erezione, il posto dell'inconscio nella sessualità, lacune delle teorie nel dominio della sessualità femminile. Il secondo capitolo, l'utilità dei fantasmi nell'animazione del desiderio sessuale, e questo capitolo è articolato in la scoperta precoce della sessualità e la costituzione dei fantasmi, i meccanismi della seduzione erotica, i fantasmi, due punti, un pensiero in immagini, il posto del godimento dell'altro nei fantasmi, Don Giovanni e il fantasma di suo padre. Il terzo capitolo ha per titolo come si costruisce il sesso maschile. A sua volta il capitolo si struttura in la sessualità borghese o l'apogeo della barbarie sessuale, l'impatto della parola materna nella costruzione del sessuale del bambino, l'accettazione del proprio sesso e il rapporto al padre, il sesso del padre o la leva della maturità sessuale, un caso di feticismo della gomma o l'impossibilità di realizzare il sesso paterno. Capitolo quarto, l'importanza dei testicoli, niente poco di meno, nella virilità. Capitolo che si articola in le borse e la nominazione del sesso, la trasmissione dei gioielli, di bijou, di famiglia, la storia della mattonella rotta e dei coglioni di papà, l'erotica delle borse in rapporto ai soldi. Il capitolo quinto, il piacere erotico e la differenza dei sessi, capitolo articolato in godimento sessuale della donna, godimento sessuale dell'uomo, poligamia dell'uomo, monogamia della donna, come tiene una storia di coppia. I
capitolo sesto è intitolato Adolescenza e libertà sessuale e così articolato: l'uccisione immaginaria dei genitori, l'entrata nella vita attiva, Charles o la scoperta del suo desiderio, la banda di adolescenti e la costituzione della propria generazione, l'omosessualità e l'incontro virile. Il capitolo sesto ha per titolo Femminilità del ragazzo, il sesso e la guerra. Il capitolo si articola in La virilità e la madre, prete o soldato, strega o puttana, il western e l'omosessualità della pistola, l'uniforme nei fantasmi femminili, il sadomasochismo e l'erotica del padrone e dello schiavo, don giovannismo e autoerotismo. Ancora uno sforzo, il capitolo ottavo, l'ano, la nevrosi e l'inibizione virile. Il capitolo è articolato in nevrosi e assenza di desiderio, l'uomo ossessivo, la sodomia. Ultimo capitolo, il nono, i problemi dell'età adulta e la procreazione. Il capitolo è suddiviso in angoscia e colpa, godimento e procreazione, piacere e libertinaggio, ragione e separazione. Poi c'è una nota intitolata per concludere a proposito dell'Edipo. In questo caso, perché leggere i titoli e i sottotitoli di ciascun capitolo? Perché sin dal titolo del libro la questione è posta e nei titoli e nei sottotitoli c'è già la materia linguistica dell'elaborazione di Didier Dumas. E solo rispetto a titoli e sottotitoli dovremmo darne una lettura in altra qualità, in altra cifra, in altro testo, che sarebbe che non sta nel ritmo di questa prima lettura. In altri quaderni scriviamo queste cose. Didier Dumas è psicanalista e ha pubblicato L'angelo e il fantasma nel 1985, poi Assillo e clinica dell'altro, La Genesi, teoria biblica dell'essere umano, e ha anche pubblicato Senza padre e senza parola, così come, che è anche un sottotitolo in questo libro, Il bambino creò il padre. E questo libro è del 2000. Didier Dumas è scomparso da poco, nel febbraio del 2010. Leggiamo anche com'è presentato questo libro nella quarta di copertina. La sessualità dell'uomo è meno misteriosa di quella della donna? Come si fabbrica la virilità? Qual è il posto dei parenti nella costruzione della sessualità del giovane uomo? Da dove vengono i fantasmi che animano il desiderio maschile? Quale ruolo gioca la femminilità in questo? A partire dai casi clinici, Didier Dumas, nel solco dell'esperienza di Françoise Dolto, svela le sorgenti inconsce della sessualità maschile con una grande libertà di tono, in un linguaggio semplice, in cui le referenze psicanalitiche sono conosciute da tutti. In questo caso leggiamo anche ciò che propone del libro, la quarta di copertina, perché abbiamo notato quanto in questa materia, la sessualità maschile, l'editoria fonda un obbligo di semplicità. Se nessun viaggio di scrittura e di analisi per ciascun autore non va dalla difficoltà alla semplicità, è chiaro che la richiesta di semplicità comporta un non affrontare la difficoltà, e con questa riduzione del ragionamento implica una non intellettualità, non un'analisi chiara come si vorrebbe. Infatti noi questo grande tono di libertà
Non l'abbiamo trovato. Quanto al linguaggio semplice, abbiamo semmai trovato un linguaggio semplicista, appunto. Questa quarta di copertina, avendo letto il libro dall'A alla Z, ma soprattutto avendolo letto con un confronto con l'avvio di ricerca che c'è, che si precisa lungo questo libro, ebbene, troviamo che è la stessa lingua che parla nel testo, a partire dalla prima frase. La sessualità dell'uomo è meno misteriosa di quella della donna? Situato nel più e nel meno, questo interrogativo indica una lotta sessuale, erotica, quindi la guerra di sessi, dove in uno scacchiere, in uno spazio chiuso, l'avanzamento dell'uno non può che avere un arretramento dell'altra e viceversa. È come se si volesse restituire ciascuna volta un equilibrio che non c'è. La sessualità della donna è stata ritenuta misteriosa? Adesso arriva uno psicanalista e è diventato un ritornello. Ogni psicanalista che scrive sulla sessualità a dire che la sessualità dell'uomo è altrettanto misteriosa, se non ancora più enigmatica. Questo non porterà nessun chiarimento intorno alla sessualità, tantomeno in quella che è chiamata sessualità maschile. Abbiamo quindi che le domande implicano che la virilità è fabbricata, che la sessualità è costruita di fantasmi che animano il desiderio femminile, che hanno un'origine, e che vi gioca un ruolo anche la femminilità, e questo è a partire dai casi clinici. In realtà è a finire nei casi clinici. Ciascuna volta che articolando il fantasma, quello che per Lacan è una logica, quando dovrebbe arrivare la teoria alla sua punta di elaborazione, arriva invece la descrizione, la narrazione del caso clinico. D'accordo, anche la narrazione del caso clinico è una richiesta dell'editoria e non solo un luogo comune dello psicanalismo oggi. Più vengono raccontate storie, più il bestiario erotico è importante, con la scusa di parlare in modo specialistico della sessualità maschile, e più abbiamo vendita di libri. Basterebbe aggiungere la parte di analisi relativa alle questioni che emergono dai vari casi clinici, ma la prima articolazione del fantasma è già considerata un successo, che spesso corrisponde a un effetto terapeutico, se non a una guarigione nel corso di queste analisi. Ovviamente qualcuno è sempre sorprendente, cioè con un incontro si è già risolto l'enigma. Un altro dettaglio che rileviamo prima di entrare qua là nella materia di questo libro, a partire dai titoli di capitoli, è che la pratica di psicanalista sembra non poter che partire da una pratica nelle istituzioni. O qualcuno prende i suoi casi clinici dall'attività istituzionale, tra parentesi, sono casi portati dalla famiglia, dalla scuola, da altre istituzioni, in un'altra istituzione. Non sono domande di analisi in cui un adulto, un adolescente, un bambino, lungo il suo viaggio di parola, richiede di andare a parlare con un psicanalista. In questo senso, diciamo istituzioni. O qualcuno prende i suoi casi clinici dall'attività istituzionale, i centri per i problemi dell'infanzia, dell'adolescenza, oppure proseguirà nello stesso modo, ovvero per tutta la vita questi psicanalisti avranno un secondo lavoro. La maggior parte degli psicanalisti più noti insegnano nelle università, oppure proseguono con il lavoro ambulatoriale o ospedaliero come medici. È curioso come, non affrontando gli assi centrali dell'opera di Freud sulla sessualità, Freud venga illuso dichiarando di essere andati al di là, enunciando i difetti di Freud,
e proponendo degli elementi di analisi come post-freudiani, in questo caso anche come post-lacaniani, con una libertà di tono molto grande, è il caso di dirlo. La lettura in dettaglio non sta in questa breve nota di lettura al libro, per darne alcuni elementi per un'eventuale lettura, ed è rispetto alla non lettura che viene fatta qui dei testi di Freud e di Lacan. Per quanto Didier Dumas si sia formato con Françoise Dolteau, amica di Jacques Lacan, grande amica, perché nei momenti di difficoltà, all'epoca dell'esclusione di Jacques Lacan dall'Associazione Psicanalitica Internazionale, è sempre stata vicina lealmente. Al di là delle strade differenti di ricerca, che sono appunto quelle di Françoise Dolteau e di Jacques Lacan. Essendo stato quindi allevato a Freud e a Lacan, avremmo anche potuto trovare un confronto più esigente rispetto alle loro opere. Ma alle sue idee deve già inventare, non rispondendo alle questioni cruciali di Freud. Didier Dumas obietta a Freud la sua costruzione antropologica sessuale del bambino, presume che ci siano cose che non erano affrontate nel testo di Freud, come la questione dei testicoli del padre, per esempio, e soprattutto parla della questione della verticalità come asse o vettore, verticalità transgenerazionale, e quindi dell'influenza dei nonni, dei bisnonni, non solo di quella dei genitori, nella costituzione della sessualità del bambino. Sessualità che passa per il bambino, non dice subito sessualità dell'adulto. Se non c'è questo momento dell'infanzia in cui l'inconscio sembra ancora plastico e può essere costruibile, è necessaria la credenza che l'infanzia governi l'età adulta, di modo che la costruzione fantasmatica dell'infanzia diventa la legge per gli adulti. Così è successo e succede con il primato del fallo. Questa teoria della costruzione, che ritroviamo oggi anche negli studi di genere, no? Dicono che il genere è costruito, per obiettare alla teoria del genere genetico, e tra l'altro è la parte fiacca della cosa, ci può essere un altro modo di leggere quello che è un fantasma. Il titolo del primo capitolo si situa già nel vedere, nella fenomenologia e non nell'analisi. Come si vede il pene nell'immaginazione erotica? Già non c'è l'immagine qui, non c'è la sua dimensione, e c'è l'immaginazione, quindi l'azione delle immagini o sulle immagini. Inoltre questa immaginazione è già erotismo, ancora prima di qualificarla di erotica. È erotizzazione dell'immagine. Questa immaginazione, quella del pene visto, questo è assurdo nella lettura eclettica e sincretica di Didier Dumas, nel senso che non è analitico, il visibile non è l'analitico, la fenomenologia è in posizione di contrarietà, se non di opposizione all'analisi. Basta leggere ciò che scrive della psicanalisi il fenomenologo Martin Heidegger, che però non è riuscito a capire la distinzione dei baffetti di Hitler quando sono emersi, li ha scambiati per i baffetti dell'essere. Allora, Didier Dumas non può che girare in tondo rispetto alla sessualità, che non potrà che rimanere sovrapposta all'erotismo, che è quasi un bene superiore dell'ideologia francese, alle sue lettere di nobiltà, come si dice in francese, le ha dedicato un libro Georges Bataille, dal titolo netto L'erotisme. In breve,
il fantasma è essenziale alla sessualità, alla sua costruzione. Per Didier Dumas e per molta psicanalisi, per tanti psicanalisti e psicanaliste. E quindi che siano transgenerazionali, imposti socialmente, imposti familiarmente o personali, nati nei più reconditi anfratti dell'inconscio del bambino, questi fantasmi, e fantasma è l'etimo di copia, vengono scambiati con l'originario. Viene sovrapposto all'originale e solo qua e là emerge l'originario, emerge appunto come sintomi, come condotte, e che vengono raccontate e non più articolate, lette e dissolte. Dove emerge l'originario in Didier Dumas? Emerge in una parziale articolazione di fantasmi. Per esempio, quello che articola sul prete e sul soldato è interessante, sulla strega e sulla puttana, è preciso, ma appunto, quando si dovrebbero dissolvere l'immaginazione e la credenza in queste fantasmatiche, com'è possibile quando è data come qualcosa di tangibile e di strutturale l'immaginazione erotica? Se non c'è un'altra lettura dell'immaginazione, dell'immagine e dell'erotismo, questi fantasmi diventano per l'appunto, come nel caso di Didier Dumas, costitutivi. Ogni capitolo permette di leggere, in questo caso l'inciampo, l'assenza di via di sbocco. È anche il caso dell'uccisione immaginaria dei genitori, che non può più analizzarsi e rimane come tappa di un'evoluzione che in realtà è una chimera.